la situazione sfiora il tragico. La drammatica già da un po', ma ora abbiamo ceduto la misura, nel senso che siamo costretti alla fuga, sostanzialmente, visti dei recenti avvenimenti sanitari col coronavirus, epidemie e tutto quanto. La casa non è più sicura, il paese non è più sicuro e quindi ce ne dobbiamo andare. Gli zombie oramai sono arrivati in ogni dove, non sappiamo dove troveremo un posto sicuro, ma faremo il nostro meglio. Speriamo che la benzina ci basti per raggiungere un santuario, un luogo sicuro. Come avete visto, non è tardi, ma il paese è vuoto, non c'è anima viva, letteralmente. Tuttavia, noi della Fairy Family Film si sfrutta anche questa occasione per lavorare, per darvi qualche consiglio cinematografico. Quale occasione migliore se non questa della virus per parlare di un po' di film che riguardano epidemie, contagi e quant'altro. Vi invitiamo a mettere un piace al video, i primi 10 mi piace riceveranno della mucchina e una mascherina in omaggio, per prevenire, cercare di prevenire il contagio. Iscrivetevi al canale e premere la piccola campanellina per rimanere eventualmente aggiornati. Non sappiamo se ci sarà un futuro, ma speriamo di sì. Parliamo quindi di film, vediamo una lista un po' random di quelli che secondo noi sono i migliori film che trattano di malattie, di contagi e di cose del genere. Il primo film che mi viene in mente direi che possa essere Io sono leggenda, con il grandissimo Will Smith, che al tempo non si prendeva ancora così sul serio come ultimamente accade, purtroppo. Beh, lì era proprio situazione, se vogliamo, ancora più tragica, visto che era apparentemente l'unico sopravvissuto, quasi l'unico sopravvissuto sul pianeta Terra, uno dei pochi quantomeno, e doveva proprio scappare, doveva stare attento a non essere mangiato, ammazzato da una specie di zombie contagiati. Film molto bello, film che funziona, grande tensione, venature horror mica male. Visto da ragazzino non ci ho letteralmente dormito la notte, quindi insomma l'ho voluto rivedere, quindi magari rivederlo adesso ci sembra una minchiata, però il ricordo, insomma, la prima impressione è che faceva è abbastanza. È un po' come paura. Winnie the Pooh, La ricerca di Christopher Robin, esatto. Uno di quei traumi che uno non supera mai e non vuole nemmeno superare. Esattamente, probabilmente. Esattamente. Scena migliore del film, ovviamente. Porca puttana Fred. E non c'è altro da aggiungere. Il secondo film che inseriamo in questa lista è un film più recente, film di qualche anno fa, non mi ricordo l'anno preciso. Torniamo a voi. Film del 2010-2011, protagonista Matt Damon, un cast comunque di altissimo livello: Laurence Fishburne, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, chi più ne ha più ne metta. È un film, diciamo, meno fantascientifico e più scientifico. È un film, diciamo, che mira anche al realismo e descrive in maniera, diciamo, sostanzialmente realistica le conseguenze della diffusione di un virus letale che, ironicamente, insomma, dall'Oriente poi si diffonde in tutto il mondo. È un film che ha, diciamo, una componente scientifica abbastanza interessante, consulente Soderbergh, infatti è stata anche l'OMS, cioè c'è, insomma, anche una base scientifica comunque relativamente seria. Però quello che interessa probabilmente di più al regista sono poi anche le conseguenze umane di questo virus, il panico, l'allarmismo, la gente che, come noi, cerca di sfruttare poi anche a livello mediatico questo virus, quindi mitomani, complottisti, eccetera. Complottisti, eccetera. E quindi, insomma, un film anche questo particolarmente ben riuscito, angosciante anche per il realismo che cerca di mantenere e conservare, quindi anche questo merita di stare in questa lista dei migliori film. Curiosamente, con queste ultime avvenimenti che riguardano, insomma, il coronavirus, è un film che ha avuto una nuova vita, quasi un successo che non aveva conosciuto originalmente. È uno dei film
che ultimamente è stato visto sulla piattaforma iTunes, proprio seguito al diffondersi del coronavirus. Quindi andate pure a recuperare anche quello. Non esiste un terzo film, nel senso che il terzo è in realtà una categoria, della categoria degli zombie. Ovviamente quando si parla di epidemie, di contagi, non si può non parlare di zombie. Sugli zombie si è fatto tutto, nel bene, nel male, film, serie TV, veramente in questo caso chi ne è, più ne ha più ne metta. Citiamo però qualche titolo così. Citiamo però qualche titolo a mo' di esempio. Beh, il capostipite, se vogliamo, ovviamente La notte dei morti viventi di Romero del 68, in cui però non sembra essere un virus alla base di tutto, ma è la cosa un po' più misteriosa. C'è questa sonda di ritorno da Venere. Sì, noi parliamo di epidemie, di un discorso un po' generico. Comunque, insomma, rappresenta in modo interessante il contagio di questi, di queste losche figure che... Guarda! Oddio, è un Barbagianni! Un Barbagianni! C'è ancora vita, ragazzi! C'è ancora speranza! Comunque sì, questi due rappresentano, diciamo, una sorta di contagio, anche se l'origine non è virale. Origine virale che però comparirà in molti altri film, sempre che hanno come protagonisti gli zombie, per esempio... Train to Busan, Resident Evil, 28 giorni dopo, e quasi tutti, però parecchi dei film che potreste aver visto in questo senso hanno origine del genere. Una menzione di merito al coreano lombardo Busan, Train to Busan. Menzioniamo anche un paio di serie TV come The Walking Dead e The Nation, che forse The Nation più che The Walking Dead vale la pena. The Walking Dead, recuperate i fumetti, perché la serie, diciamo, non è allo stesso livello. The Nation invece non ci sono fumetti, quindi guardate direttamente la serie perché merita. E se volete farvi due risate, sempre a tema zombie, c'è per esempio L'alba dei morti e dei menti di Edgar Wright, che sicuramente remake gli originali di Romero notevolmente. Edgar Wright non è nuovo a queste cose. Un altro film che siamo in questa nostra lista catastrofista a sfondo virale è Virus Letale, che è un po', diciamo, il capostipite dei film con virus ma senza zombie, perché sì, Romero è antecedente, però lui ha i zombie, mentre qua c'è proprio un'epidemia virale. Se non ricordo male, film che ho visto anche questo da ragazzino, io ho avuto un'infanzia abbastanza traumatica, come state scoprendo. No, l'ho guardato di nascosto questo, e perché ne avevo parlato in classe e mi aveva incuriosito, e allora l'ho guardato per conto mio. Comunque, insomma, è un film in cui, se non ricordo male, era il virus dell'Ebola a essere, diciamo, la minaccia sull'umanità, protagonista Dustin Hoffman, ed è uno dei classici film americani. Gli americani, diciamo, hanno una mentalità abbastanza manichea, quindi i militari o sono buoni o sono cattivi. In questo caso ovviamente i militari sono cattivi e Dustin Hoffman è, diciamo, il medico dell'esercito buono che non vuole sfruttare il virus per fare l'arma batteriologica, non vuole bombardare il paese in cui, diciamo, si sta diffondendo l'epidemia per stroncarla sul nascere, ma vuole cercare la cura. E quindi, insomma, è un, da questo punto di vista, è un classico film americano: l'eroe buono contro il sistema invece marcio e corrotto, e questa minaccia incombente di questo virus letale che sembra non lasciare scampo alla popolazione. Film di grande tensione, impreziosito ovviamente da un grandissimo attore come Dustin Hoffman, Kevin e c'è anche Kevin Spacey, giustamente. E quindi, insomma, anche questo qui è un film di alto livello che merita di stare, anche, insomma, per il valore un po' di capostipite da questi film catastrofistici, cioè con questo nemico invisibile, sicuramente merita di stare in questa nostra lista catastrofica. L'ultimo film che ci viene in mente di citare è L'esercito delle 12 scimmie di Terry Gilliam, film abbastanza vecchio, che ha Brad Pitt e Bruce Willis come protagonisti. È un film parecchio strano, un film che non si può dire tratti solamente, cioè sia solamente un film con epidemia, con contagio al centro, perché è un film che parte che il contagio c'è già stato e si vede quello che succede, il modo in cui si cerca di rimediare alla cosa attraverso i viaggi del tempo. Esattamente.
quindi insomma quello del virus è un po', diciamo, il pretesto per esatto l'altro film perfetto. Però insomma, nonostante questo il modo in cui il regista riesce a ricreare questa umanità, questi residui di umanità dopo appunto il flagello del virus è assolutamente inquietante. C'è un colpo di scena finale anche veramente notevole. Ovviamente non sono viaggi nel tempo, se c'è un regista che ci sa fare, la cosa è molto interessante e riesce molto bene. In questo caso effettivamente la cosa riesce, la cosa funziona. Beh, io credo che siamo arrivati alla conclusione di questo nostro video, anche perché quel viaggio di stiamo per finire il carburante, quasi il viaggio rischia di terminare in maniera drammatica, quindi è meglio lasciare questa testimonianza ai posteri. Speriamo che questa telecamera venga recuperata in qualche modo, speriamo che l'umanità possa risollevarsi anche da questa situazione. Insomma, noi vi invitiamo a mettere mi piace in questo video, iscrivervi al canale, cercare di tenere duro chi di voi là fuori ancora ci sente, ancora ci ascolta. Tenete duro, non siete soli. La situazione è sì tragica, però l'umanità ricostruiremo tutto, esattamente, per dire in maniera americana, insomma, l'umanità è abituata a risollevarsi in queste e in altre situazioni appunto tragiche. Vogliamo concludere con una nota di speranza, quindi mettete mi piace a questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e premete anche la campanella per essere aggiornati su prossimi eventuali ipotetici video della Ferie Family Film. Potremmo aver scherzato, ecco, diciamo, per tutta la sì. Video. Quindi vi chiediamo di non scassarci troppo le minchie sui commenti se questa cosa vi ha indignato, perché noi abbiamo fatto una roba assolutamente ironica. Forse. Passare una serata alternativa, adesso non lo so. Sono un quarto d'ora 20 minuti che non siamo a casa, quindi adesso torniamo e vediamo con la situazione, però abbiamo lasciato che andava tutto bene, quindi insomma si fa per scherzare, si fa per ridere, l'incamatum, spese basse, esattamente, e noi ci vediamo al prossimo appuntamento con la Ferie Family Film. Ciao a tutti.